Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Luke Pack. Allora, prima mangi un pesce, ok? Prima di cominciare ragazzi, volevo dirvi che vi metto in descrizione il nuovo pacchetto, ennesimo pacchetto, che ha scaricato quello di ieri, ok? Va benissimo, però se volete scaricare questo nuovo, ho aggiunto due mod. Due mod che ora vi farò vedere che mod sono. Allora, la prima, cominciamo. Mi serve questo secchio. Poi mi servono questi fiori qui. Vabbè, poi li prendiamo. Un diamante. Però ragazzi, chi vuole scaricarla bene, chi non vuole non è obbligato, perché fa scendere di molto gli FPS del gioco. Ve lo dico subitico. Allora, mi servono questi fiori qui. Veramente fa laggare un bel po' Minecraft, ve lo dico subito. Ok, ora non so se ci vogliono mischiati. Vabbè, allora mi serve dell'acqua. Uno, due. E lo facciamo. Qua dai. Non c'ho una pala. Ok. Si mettono 4 secchi d'acqua, cioè 4 secchi, scusatemi. Si fa in questo modico. Poi si mettono i fiori intorno. Ora non so se ci vogliono fiori. Boh, vedem. Però dovrebbe funzionare anche con i funghi, se non erro. Me ne servono ancora due. Dove li trovo? Fiori rossici. No, lì c'è una tigre. Niente. Usiamo quelli gialli. Nessun problema. Facciamo così. E non se ne parla più. Perfettico. Prendiamo il diamante e lo lanciamo nell'acqua. Tankete. Che l'è successo, uè? Che l'è successo, uè? Bene, ragazzi. Io vado. Da Luke è tutto. Ci vediamo tra un poco. Tankete. Twilight Forest. Vi stoppo il video, ragazzi, perché è veramente lentico. Eccomi qui. Ora andrà scattissimi perché deve creare il mondo. È per quello che vi dicevo che è pesante questa mod. Quando avrà finito me lo dice. Ok, dovrebbe aver finito. Ragazzi, non mi voglio perdere. No, ma scatta troppo. Mi sa che la tolgo questa mod, ragazzi. Mi sa che la tolgo. Allora, prima di tutto, portale. Chitelo qui. E poi giriamo intornico. Vediamo un po' che c'è. Pecore colorate. Uccelli strani però. Le pecore, ragazzi, guardate quanto sono brutte le pecore. Mamma mia, queste luci sono fantastiche. Sì, me le fa prendere però. Voglio vedere se funzionano nel mondo normale. Cos'è? Ma che uccelli strani, uè. Sì, ragazzi, scatta perché è anche pieno di dungeon per quello. Ci sono labirinti, serpenti, c'è di tutto. Serpenti giganti, non i serpenti normali. Guardate questi alberi. Guardate. E dentro ci dovrebbero essere delle scale. Ora io non so se qui funziona la Twilight. La Twilight. Quella lì è la mod dell'albero. No. Ottimo. Vabbè, non ho voglia di salire, tanto non ci sarà nulla dentro. No, scatta troppo, ragazzi. Ditemi se tenerla. O di to se la tolgo. Dicetemelo voi. Per cui non perdo altro tempo qui dentro qui. Aspetto una vostra risposta. Io comunque il pacchetto lo metto in descrizione. Chi riesce a giocarci, perché vedete adesso non scatta per dire. È solo quando trovo dei dungeon strani. Ciao! Sono animali diversi. Soprattutto
soprattutto alberi diversi e un casino di dungeon, ragazzi, un casino. Talmente tanti che non ho trovato neanche uno ancora. Ottimo. Volevo farvene vedere uno, ma non credo di trovarlo. Magari qua intorno io non lo vedo. Vabbè, basta, torniamo a casa, torniamo a casa. Vai, Minecraft. Vai, torniamo a casa. No, scatta troppo. Le scatta troppo. Comunque si trovano i minerali anche a bassa altezza. Bassa altezza, sentite. Che cazzo sto dicendo? Vabbè, basta, basta, torniamo a casa. Il problema è che fa laggare anche nel mondo normale, non solo qui. Eccomi qui. Vediamo come le funzioni. Oh. Quanta lana. Quanta niente. Quanta niente. Allora, mi serve questa roba qui. Perfettico. Oggi vi faccio vedere un altro impiantino. Se riesco, se ho materiale. Andiamo a casa. Allora, prima di tutto, ragazzi, mi avete detto, Luke, come si crafta questo, come si crafta quello, per quanto riguarda la towncraft, la magia. Ragazzi, non potete craftare finché non sbloccate questi. Queste pergamene sono da sbloccare. Se non le sbloccate, non vi fa craftare nulla, per cui per quello che io devo farli per forza. Allora, facciamo una libreria. Adesso vediamo se queste qua funzionano. Chi? Ah sì che funzionano. Però non le voglio usare. Allora, facciamo così. Tankete. Perché a volte non va shift? Ok. Facciamo dei libri. Perfettico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi mettiamo la legnica, che sicuramente non basta. Vabbè. Gliela facciamo imparare, la libreria. Tankete. E mi serve qualcosa da vendere. Qualcosa da vendere, tipo magari il lapislazzuli. Chi. E prendiamo un bel po' di librerie. Tankete. Cioè, non mi fa prendere gli stack. Oh, ma quanto cavolo costano queste librerie? Oh. Allora, vendiamo ferro. E questi chi. Oh. 35. Ma va a cacare. Allora, andiamo qui e cominciamo. Mettiamo un bel po' di cose qui, un bel po' di cose qui e un bel po' di cose qui. Perché le librerie, vedete, 25, valgono un bel po'. Ora, aspettiamo, vediamo quante ce ne fa. Anzi, però un po' le voglio tenere. Tipo così. E così. Ok. Guardate, già uno me l'ha fatto. Fragment of Lost Land Art. E vedremo quanti me ne faccia. Ora andiamo a fare la nanna. Devo mangiare, devo mangiare. Allora devo lasciare un secchio. E devo mangiare. Via questo, via questo, via questo. Ah, apposto, queste le teniamo. I libri li lasciamo qui. Avevamo altri libri. Ci manca la legna. Vabbè, andiamo a dormire. E che palli che però. Eccomi qui. Allora, ci rimettiamo il casco. Via tu. Andiamo a vedere qua se l'è finita. Oh, guardate ragazzi, guardate, mi ha fatto addirittura questo robo qui. Allora, lo mettiamo qui, che va già a 44, più gli mettiamo questa roba qui e andiamo a 60. Per cui c'è molta probabilità che mi faccia una pergamena. Vedem, vedem. Uno. Ne ha già fatto uno. Difficile.
difficulty hard. Mi sa che qua le vedo difficile. La vedo difficile. La prevedo difficile, siamo a 2. Siamo a 3. Dai, dammi una pergamena, per favore. Siamo a 4. Non mi dire che ricomincerò a 0, voglio la pergamena. Eccitela chi, ragazzi, eccitela chi. Discovery Town and Antark. Vedem che l'è. Oh oh. Allora, se noi mettiamo l'Enchant Table e mettiamo il tuo auto-untat Extra of Purist Magic, come si fa questo qui? Dobbiamo scoprire la pergamena di questo qui per poter fare il Town Enchanter, che sarebbe lo stesso tavolo, ragazzi, solo che con enchantment diversi, credo, spero. Bene, abbiamo scoperto una cosa nuova, mettiamolo via e l'abbiamo sbloccato. Ora vediamo un po' se qua ci fa qualcosa. 36 a primo colpo, dai. Oh, difficulty tortus, vabbè, vedremo. Allora volevo fare un impiantino oggi, ragazzi, ma non credo di farcela perché è un po' lunghino e lo farò magari nel prossimo episodio. Comunque vi dicevo, oltre alla Twilight Forest, ho aggiunto, ragazzi, signore e signori telespettatori, la computer craft. C'è la computer craft, c'è, ho aggiunto ve lo faccio vedere. Allora, la railcraft ho aggiunto ieri nel pacchetto di ieri, ho aggiunto la computer craft oggi. Abbiamo, ragazzi, ci siamo fatti un po' il culetto io e grazie anche ad Asus, abbiamo sistemato tutti gli ID, configurato i file config eccetera, per cui un bel casino. Questa qua è la Twilight Forest, la computer craft, la railcraft. Abbiamo aggiunto dove l'è? Ah, la mod è quella dei pannelli solari potenziati, è una cosa che dovrò fare urgentemente per tutti quei pannelli che ho messo sopra, perché, per dire, il pannello più piccolo di questi qua potenziati sarebbero un pannello equivale a 8 pannelli solari normali, vedete? 8 pannelli solari, tipo sarebbe questo qui, la minore, eccetera chi. Un trasformatore e 8 pannelli solari normali fanno un pannello unico, per cui avere 8 di questi è come avere 64 di questi. Altro che centrale nucleare. Poi ho aggiunto la mod della Rotary Macerator, il Singularity Compressor, centrifugo, vabbè. Questi tre macchinari in più. E ho aggiunto altre cose che ora non mi vengono in mente, ragazzi. Lo scopriremo. Comunque. Bada le ciance, ciancio le badanti. Qua che affaet. Ancora niente. Dai, non rompere, dammi qualcosa, eh. Dai, dammi qualcosa, perché io voglio un'altra cosa. Allora. Vi ho già detto tutto quello che volevo dirvi. Vi metto il pacchetto in descrizione, come al solito. Per cui, ragazzi, ditemelo. Se volete la Twilight Forest, non la tolgo. Comunque nel mondo normale, cioè, si gioca tranquillamente. È solo lì che si lagga. Toglie un po' di FPS, diciamo. Nel mondo normale, ma è giocabile. E per tutti quelli che mi dicono: Luca, a me non mi funziona, a me mi fa save in chunk, ragazzi, i motivi non è il launcher, non è il pacchetto, perché sennò non funzionerebbe a nessuno. È o il vostro PC che non ce la fa, o avete impostato la lingua italiana e va in conflitto con le mod aprendo l'inventario, o avete aggiunto qualcosa a voi che non va bene, o avete fatto male il processo di installazione di come spostare le mod. Per cui non è colpa mia, ragazzi, io non posso farci nulla. Qui non succede niente. 11%, come mai così poco? Perché non vale niente sto coso. Se tolgo questi è ancora meno. Il 5%. Vabbè, lo lascio fare, ragazzi, lo lascio fare. Che dirvi, rispondetemi nei commenti. E lo so, ragazzi, non è stato un episodio vero e proprio,
Però vi ho fatto vedere la Twilight Forest, vi ho fatto vedere la nuova pergamena e nel prossimo episodio farò un impiantino. Da Luke è tutto. Ciao a tutti.